Non sono ancora chiare le dinamiche del decesso, ma Amanda Peterson è stata trovata morta nella sua casa in Colorado domenica scorsa. Ad allertare le forze di polizia che hanno ritrovato il corpo esanime della donna, i familiari che da giorni non avevano alcuna notizia. La donna aveva sofferto negli ultimi anni di problemi di salute come apnea nel sonno, sinusite e polmonite, ma al momento non si esclude alcuna pista. L'attrice aveva soltanto 43 anni e molti la ricordano per quel ruolo accanto ad un allora sconosciuto Patrick Dempsey che le regalò qualche attimo di fama facendola diventare il sogno di tutti gli adolescenti degli anni 80. Amanda Peterson infatti interpretò nel 1987 Can't Buy Me Love, una commedia degli equivoci in cui l'ormai ex star di Grey's Anatomy pagava la bellissima cheerleader Cindy Mancini per fingere di essere la sua ragazza. Tra gli altri film ricordiamo anche Explorers, Fatal Charm, The Lawless Land, Listen to Me e Windrunner, l'ultima pellicola prima dell'addio al mondo dello spettacolo. La donna, originaria del Colorado e minore di 3 figli, si è sposata 2 volte, la prima con Robert Scatwick e poi dopo il divorzio con David Hartley, con cui ha avuto 2 bambini.